Grazie, grazie Stefano. Cerchiamo di capire chi sono questi signori. Lo facciamo con Raffaella Chiodo, presidente di Rete Fare, la rete europea che combatte il razzismo nel calcio. Un fenomeno nuovo, no? Questo degli hooligans. Eravamo abituati agli inglesi, adesso sono russi, sembrano politicamente schierati, adottano tecniche militari quando arrivano nelle città e sono molto, molto violenti. Chi sono questi signori? Io non come si sono formati? Sì, diciamo, io non sono un'esperta di queste frange violente. Quello che si può dire sicuramente, visto che io lavoro per la rete Fare, sono appunto presidente di questa rete di associazioni, gruppi, squadre, di tifoserie anche. Comunque hanno il polso della situazione. Certo. Voi analizzate i fenomeni del tifo, che hanno proprio la percezione sul campo di quanto può essere diffuso questo tipo di fenomeno. Il problema è che questo tipo di realtà si sono molto diffuse, fra l'altro non solo in Russia naturalmente, ma anche in Germania, in tanti altri paesi, insomma in Ucraina, in Polonia, sappiamo insomma di quanti altri fatti ci sono stati purtroppo nella cronaca. Il problema è che questi fenomeni ci sono e quando hanno anche un carattere politico, proclamano serenamente il nazismo, parlano di... si esprimono in modo razzista, in modo esplicito, questo perché... vengono sottovalutati, vengono considerati, addirittura ci sono autorità che hanno commentato questo tipo di fenomeni dicendo ma no, questo è solamente un modo di esprimersi delle tifoserie, è una cosa normale. Ci sono state battute razziste anche di figure importanti nel mondo del calcio con ruoli sì. importanti. Le chiedo, il razzismo è un collante per un principio di sfogo, di violenza? Cioè, le sto chiedendo, viene prima l'uovo o la gallina? Sono razzisti perché lega o sono razzisti prima e poi si trovano? Diciamo, diciamo che c'è sempre chi ne approfitta, no? E cerca anche di costruire una qualche politicizzazione anche di questo scontro. Per guadagnare consensi politici. Diciamo. Esatto, ma il fatto stesso che nel campionato russo si lancino le banane ogni volta che entra in campo un giocatore nero e poi il commento anche da parte delle autorità è che non esiste il razzismo in Russia. Insomma, lascia perplessi che questo è un modo solo di manifestare la propria, diciamo, il proprio sostegno alla squadra. Abbiamo visto quanti gradi di complessità ha questo tema, no? Si arriva fino addirittura appunto alle conseguenze diplomatiche, si parte dallo scontro in strada e si arriva ai palazzi del potere. Come si combatte? Infatti proprio questo diciamo è il primo punto. Adesso si parlava del fatto che c'è stata una collaborazione fra le forze dell'ordine e di sicurezza. Bastava che si fosse dato retta, non dico che si sarebbe risolto tutto, però c'erano state segnalazioni chiare, esplicite, sul fatto che da mesi certe tifoserie minacciavano, in particolare quelle russe, minacciavano le tifoserie inglesi di atti insomma, significativi durante gli europei. Eppure sono stati messi fianco a fianco. Certe personalità sono anche arrivate sono tranquillamente accreditate e entrate negli stadi. Non parliamo poi del fatto che addirittura nello stadio sono entrati con oggetti, insomma, razzi, tutto petardi, meno. Esatto, tutto cioè è incomprensibile come con tutta la paura che c'è verso il terrorismo questo non sia stato fatto. Però bisogna combattere queste forme. Chiaramente non è una lotta che si fa in breve termine, è una cosa lunga. Noi facciamo i mondiali antirazzisti come WISP. Organizziamo questo grande evento con migliaia di giovani che vengono da tutta Europa, da tutto il mondo, giocano a pallone e condividono le loro differenze. In chiusura, rapidamente, la situazione in Italia qual è al momento? Al momento, appunto... Come sono le curve italiane? Ancora politicizzate, ancora violente o qualcosa sta cambiando? Ma questo sicuramente è un fenomeno che c'è e che anche appunto anche quello ha bisogno di essere affrontato con un lungo termine, non è una cosa che si risolve appunto con l'arresto o con la criminalizzazione di tutte le tifoserie, perché bisogna poi ricordare che giustamente le tifoserie nella maggioranza assoluta sono persone che anzi con grande passione sostengono le proprie squadre, quindi usano lo sport. Anche sì, e bisogna usare lo sport in tutte le forme possibili per cercare di includere. Grazie Raffaella Chiodo, adesso c'è il TG1.